Il 28 sciopero nazionale dei lavoratori del settore legno arredo industria per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Perché lo sciopero? Perché purtroppo Federlegno ha fatto delle proposte che non sono state da noi condivise, in particolare su tre temi: flessibilità orari di lavoro, mercato del lavoro, contratti a tempo determinato, lavoratori in somministrazione, salario. La rottura di fatto si è incentrata su queste tre questioni, anche su altre, non perché siano di minore importanza, ma questa è la cosa più grossa. Di fatto Federlegno vuole non contrattare più in azienda, ma vuole l'esigibilità a livello nazionale. Hanno chiesto 140 ore annue di flessibilità, obbligatorie per tutti i lavoratori, comprensive del sabato e, se l'azienda lo ritiene necessario, anche della domenica. Questo per noi non è accettabile, scambiando magari con un pochino di percentuali di maggiorazione. Non è accettabile perché per noi le condizioni di lavoro si devono discutere in azienda, quindi se tu hai necessità sul sabato o sulla domenica lo discuti con l'RSU. Noi abbiamo la disponibilità ad aumentare anche un po' le ore, ma ci deve essere un'informazione preventiva come prevista oggi dal contratto, così come insieme si devono concordare le modalità di recupero delle ore che vengono fatte in più. Ne va appunto della dignità delle persone che lavorano. Le persone non sono una merce che possono essere usate solo alla bisogna dell'impresa. Noi abbiamo una concezione di impresa forse innovativa, cioè se c'è un problema si siede, si discute e insieme si trovano le soluzioni. Solo così oggi, puntando anche sulla professionalità dei propri dipendenti, si può essere competitivi nell'era della globalizzazione. L'altro tema riguarda il salario. Ci hanno fatto una proposta che di fatto dice non c'è salario, perché annualmente ti dovresti incontrare, se c'è stata l'inflazione ti do quello che dice l'inflazione, se non c'è stata l'inflazione niente. Hanno anche ipotizzato un eventuale anticipo senza presentare cifre a una nostra precisa domanda: se fossero 20 euro che ci date di acconto, cosa succede l'anno successivo? L'anno successivo, se l'inflazione ad esempio dice 5 euro, 15 me li devi restituire. Voi capite che questa cosa qui per noi non è accettabile. Peraltro abbiamo già chiuso nel settore delle costruzioni tre contratti nazionali, 90 euro medie nel settore del cemento, 103 euro medie nel settore dei lapidei e 70 euro medie nel settore dei laterizi, che è un settore fortemente in crisi, come peraltro lo è anche quello del cemento. Mentre il settore legno arredo, tutti gli indicatori, da quelli delle esportazioni anche il mercato interno, per la prima volta c'è una ripresa. Quindi anche un minimo di salario corrisposto ai lavoratori può dare una mano alla ripresa dell'economia. Quindi queste sono le tre questioni più grosse, diciamo, sulle quali abbiamo rotto la trattativa. Ce ne sono anche altre, non di minore importanza, come la previdenza complementare, la sanità integrativa. Anche lì siamo lontani anni luce. Anche su piccole cose, come ad esempio il riconoscere che i periodi di congedo parentale, ex astensione facoltativa, maturino ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ecco, per dire, anche qui c'è una sentenza, ma anche qui hanno difficoltà a scriverlo nel contratto. Speriamo ovviamente che lo sciopero riesca bene, perché Federlegno probabilmente ci vuole anche mettere alla prova, che si possa riprendere il tavolo con uno spirito da parte loro diverso, che sia quello di rispetto delle persone che lavorano nelle aziende.